Ciao da Federico, oggi sono qui con l'Evi S1, un'e-bike progettata per essere a prova di ladro. Dalle linee si può già capire che è una bici che è stata progettata dalla Danimarca. Linee molto pulite, un design proprio che va a ricordare quei paesi. Le sue tre sicurezze, un lucchetto elettronico che si può andare ad aprire con la tessera o attraverso l'app. Inoltre, quando andiamo a chiudere la bici andiamo a inserire anche un allarme sonoro. Dei sensori all'interno del telaio vanno a rilevare i movimenti e emetterà un segnale acustico veramente molto fastidioso. Abilitando il servizio, inoltre avremo la geolocalizzazione. Quando qualcuno ci andrà a rubare purtroppo la bici, potremo vedere tramite l'app dove sta andando. Un GPS all'interno va a darci la sua esatta posizione e quindi sapremo sempre dove si sta muovendo, dove si trova. Una linea pulita, cavi nascosti elegantemente all'interno del telaio, una batteria integrata nel telaio, è rimovibile in caso di sostituzione dal basso, c'è un piccolo coperchio che andrà svitato per andare a rimuoverla e ci consente di effettuare fino a 70 km di autonomia. Un design, come vi ho detto, elegante, una posizione in sella comoda. Due modelli, questo modello progettato per altezze che vanno da 1,65 m a 2,10 m, invece il modello T1 Step Through, quindi senza il palo nella parte alta, per altezze da 1,55 m a 1,90 m. Ma prima di approfondire le sue caratteristiche andiamo a vedere come si è comportata su strada. Sono in livello di assistenza zero senza l'aiuto del motore, un rapporto intermedio, bastano un paio di pedalate per riuscire a muovere molto facilmente la bici, che è molto scorrevole, anche i copertoni non fanno un grande attrito con l'asfalto, studiati per essere scorrevoli, una bella posizione in sella, sono molto comodo. Quindi anche senza l'utilizzo da parte del motore si riesce a pedalare tranquillamente con una fatica normale come una normale bici. Inserisco il primo livello di assistenza, si sente una spinta da parte del motore molto leggera, quasi impercettibile. Inserisco il livello di assistenza 2, in base alla pressione che si va a mettere nei pedali ci andrà a dare una spinta diversa. Infatti in questa bici è montato un sensore di coppia di ultima generazione. Questo, oltre a ottimizzare la batteria per darci un'autonomia maggiore, riesce a sentire lo sforzo che andiamo a fare sui pedali in base alla pressione che andiamo a immettere, ci darà una potenza diversa a seconda del livello. Può arrivare a una coppia massima di 45 Nm. Inserisco il livello di assistenza 3, qui già si sente una bella spinta molto potente da parte del motore. Sono in livello di assistenza 5, provo una partenza, il sensore di coppia va subito a rilevare la presenza di uno sforzo da parte dei pedali e va a erogare immediatamente la potenza del motore. La cosa che mi piace è che viene erogata in modo graduale, quindi non brusco, e consente di fare una partenza in tutta sicurezza. Aumentando la spinta nei pedali si ha una potenza maggiore del motore, ma anche il livello di assistenza 5, se vado a diminuire la spinta nei pedali, ho comunque una velocità che riesce a raggiungere anche con il rapporto comunque più duro, i 17 km orari senza nessuna fatica. Se vado ad aumentare la spinta, in un attimo sento anche il motore che va a aiutarmi e spingermi fino ai 25 km orari, velocità massima che si può raggiungere con l'assistenza del motore, quindi perfettamente a norma. In salita come si comporta? Il sensore di coppia va a rilevare immediatamente la pressione che diamo nei pedali. Qui è una delle salite più pendenti che ho nel mio paese e riesco a farla tranquillamente. Una potenza del motore da 250 watt, ora sono a livello di assistenza 5, una coppia di 45 Nm, un cambio che ha ben 9 rapporti monocorona, sono su un rapporto intermedio tra l'altro, e a 12 km orari riesco a farla tranquillamente. Un ottimo impianto frenante, infatti abbiamo dei freni a disco di tipo idraulico con dischi da 160 mm. Mi hanno permesso di fermarmi sempre in piena sicurezza, anche in questo momento, in una discesa come questa, bella ripida, con un solo freno ho tutta la possibilità di fermare i miei 90 kg veramente in brevissimo spazio, ben modulabili. Quindi si riesce a modulare molto bene la frenata senza mai arrivare al bloccaggio, almeno che non lo vogliamo.
e quindi mi ha consentito di essere sempre in sicurezza e riuscire a fermarmi anche davanti agli imprevisti in pochissimo spazio. Un motore a mozzo nella ruota posteriore, perfettamente legale, da 250 watt e una coppia di 45 Nm, una batteria da 365 watt-ora, ma la cosa più interessante è il sensore di coppia che si trova all'interno del movimento centrale. Questo consente di avere la massima autonomia in quanto va a rilevare perfettamente la pressione che stiamo dando sui pedali, capendo quanta potenza deve erogare il motore in quel momento per dare una pedalata bella rotonda, bella fluida e sembrare una bici normale. 5 livelli di assistenza: nel livello di assistenza massimo si avrà una spinta da parte del motore molto potente ma sempre graduale, una bici che non è scattosa come molto spesso può accadere con i motori a mozzo, ma regala una pedalata molto bella, molto rotonda. Un display molto luminoso comandabile con 3 tasti fisici: con il tasto su e giù andiamo a inserire un livello di assistenza più alto o più basso, livello di assistenza 0 non avremo l'aiuto del motore, 5 tacche della batteria, ogni tacco un 20%, la velocità alla quale stiamo andando, tenendo premuto prolungatamente il tasto su andremo ad accendere o spegnere i fanali, apparirà anche l'icona, premendo il tasto giù andremo ad attivare la funzione walking, invece premendo velocemente il tasto accensione e spegnimento qui sotto andiamo a scorrere dalla velocità, velocità media, velocità massima, chilometri parziali e anche il tempo di utilizzo. Un indice di impermeabilità IP66, cosa vuol dire? Che è stata testata con getti d'acqua anche a forte potenza in tutte le direzioni, quindi anche sotto la pioggia non avremo nessun problema a utilizzarla. Un peso di 22,9 kg, 2 modelli disponibili, la colorazione attualmente disponibile è nera opaca, è possibile acquistare anche i portapacchi, io ho montato solo quello posteriore ma è disponibile anche quello anteriore, io non l'ho montato ma è bello capiente, oltre alla batteria LG, un cambio Shimano, abbiamo anche degli ottimi freni idraulici con disco da 160 mm consentono una frenata in uno spazio molto ridotto rispetto ad esempio a quelli meccanici e inoltre bella fluida, bella modulare. Mi è piaciuta anche la scelta delle ruote 27,5 pollici che consentono di muoversi, di districarsi molto bene nel traffico e una larghezza di 1,95, copertoni scorrevoli progettati per l'asfalto ma con un intaglio che consente anche l'utilizzo nello sterrato. Lateralmente si trova il piccolo coperchio che va a coprire l'area di ricarica, un campanello di design, il comando del cambio con 2 leve che ci permettono di andare a cambiare rapporto e anche un piccolo display che ci indica in che marcia siamo. Delle manopole in gomma morbida con una piccola estensione per avere un miglior appoggio del palmo della mano, una sella ergonomica con una buona densità del materiale, un portapacchi in alluminio con la possibilità di andare a caricare fino a 25 kg, un fanale posteriore perfettamente integrato nel parafango, un fanale anteriore abbastanza luminoso per essere visibili di giorno e di sera con un piccolo catarifrangente al di sotto, dei copertoni Kenda con un bel intaglio per andare anche su sterrato, ruote da 27 pollici e mezzo, parafanghi in metallo con una bella astina di design per andare a collegarli alla forcella, un cavalletto bello robusto che supporta tutto il peso della bici, nella parte posteriore è stata ben nascosta la centralina e qui all'interno dei pedali c'è il sensore di coppia, un lucchetto elettronico in acciaio inox. Quando andremo a bloccarlo ci sarà anche segnale sonoro, per sbloccarlo basterà inserire la tessera di sopra o attraverso l'app. Sono presenti anche i fori per andare a collegare il portaborraccia. Dei pedali in plastica col classico catarifrangente, una zona zigrinata per avere una buona presa con la suola della scarpa. Ottimo passaggio dei cavi all'interno del telaio, lo si può vedere anche per quanto riguarda quello del freno anteriore. E nessuna saldatura a vista, sono perfettamente levigate per dare un bel design alla bici, infatti non si vede nessuna saldatura ed è stato curato veramente molto bene il telaio. Per attivare l'abbonamento della geolocalizzazione ha un costo di 59 euro e dura per 12 mesi. Questo servizio ci darà la possibilità di avere sempre la posizione esatta di dove si trova. Un cambio Shimano Altus mi è piaciuto perché è molto veloce, fluido, una cambiata molto precisa
e 9 velocità ci consentono di andare tranquillamente in pianura anche oltre 25 km/h se abbiamo una buona gamba, e in salita con la spinta del motore si possono fare salite anche del 10% senza nessuna fatica con rapporto più agile. Nel complesso, che mi è piaciuta al 100% per i materiali usati, per il design, per tutti i cavi che passano all'interno e per l'indice di impermeabilità IP66, che non è da tutte. Ottimi componenti come i freni, il cambio e anche una batteria LG e il sensore di coppia. Tutto questo a un prezzo inferiore ai 2000 euro. Vi lascio il link in descrizione, il mio codice sconto. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Alla prossima. Ciao da Federico.